che il governo italiano è l'unico governo europeo in questo momento che sta facendo orecchie da mercante rispetto a ciò che significa la tragedia nucleare che è in corso in Giappone. Un sit-in per dire no al nucleare organizzato in piazza Montecitorio da Sinistra e Libertà insieme ad organizzazioni ambientaliste e comitati antinucleare. Indossando maschera antigas i manifestanti si sono riuniti davanti alla Camera dei Deputati per ribadire che, come dimostra il disastro giapponese, un nucleare sicuro non esiste. Secondo Legambiente, inoltre, il governo italiano starebbe schiacciando il settore dell'energia pulita per non mettere a rischio gli investimenti sul nucleare, senza contare, sottolineano ancora gli antinuclearisti, che il tempo necessario alla costruzione delle centrali di terza generazione renderà gli impianti già obsoleti una volta ultimati.